Caro Silvano, come tu mi hai fatto l'offerta gratuita del tuo libro Il ritorno di Pinocchio, omaggio che mi ha fatto un vero piacere, voglio subito contraccambiare la garbatezza con questo video che ti dedico con altrettanto piacere. Precisiamo la parola omaggio che deriva dal francese hommage e che si riferiva originariamente al vincolo del vassallo al signore. Siccome i tempi sono cambiati, significa semplicemente un dono. E quindi, in questo caso, il dono di un libro è l'omaggio di un essere umano a un altro essere umano, di una persona ad un'altra persona. Il libro che l'autore mi ha donato, che in verità non è il solo dono che mi ha fatto, è Il ritorno di Pinocchio. Chi l'ha scritto è Agosti, Silvano Agosti, autore di cinema indipendente, uno dei più preparati e ricco di esperienza. Vive a Roma, gestisce il Cinema Azzurro, che è un cinema situato in via degli Scipioni 82, mi sia consentito, a Roma. È azzurro ed è pieno di stelline luminose che sono i bambini. Bambini che lui, per i quali ha una grande preferenza, cioè ha un debole, insomma. Ama molto i bambini, oltre al cinema, alla letteratura, alla poesia, alla natura e la Ghirghisia, dove spesso va, si ritira a divertirsi e nel 2010 ha dedicato un libro all'essere umano, che si intitola Il ritorno di Pinocchio. Che cosa è l'essere umano? La definizione è per Silvano Agosti il più straordinario capolavoro della natura. Molti, so che molti hanno letto questo libro e che è stato letto anche in molte scuole. E questo è una cosa che mi fa piacere. Di che cosa parla questo libro? Dunque, innanzitutto diciamo che ha delle illustrazioni di uno dei disegnatori storici del Pinocchio, che è Fiorenzo Faorzi. Il libro è di poco più di 123 pagine, 8 capitoli, è una storia affettuosa, una relazione, un'amicizia affettuosa fra due bambini, un bambino di 8 anni e una bambina di 7 anni. Allora, Faorzi, Fiorenzo Faorzi è uno degli illustratori, uno dei primi grandi illustratori del Pinocchio e le illustrazioni che sono nel libro sono state prese dalle edizioni del 37, del 45 e del 64, dall'archivio storico appunto del famoso stabilimento della Salani. Credo che Faorzi abbia illustrato per la prima volta il Pinocchio nel 1934, l'edizione mi pare era i grandi libri, nella collana dei grandi libri del 1934, ma ne ha fatte altri e credo che in tutto abbia illustrato 13 edizioni del Pinocchio, cioè insomma i suoi disegni sono usciti in 13 edizioni e quindi un successo, un grande successo per un pittore, per il pittore Fiorenzo Faorzi. Le edizioni sono quella storica del 34, poi del 35, 36, 37, quella del 37 costava 3 lire, ma ce n'erano anche che costavano molto di più, per esempio 15 o 18 lire, erano ovviamente delle edizioni di lusso. E poi c'è stata anche un'altra nel 1982 in brossura, un'edizione omaggio della ditta Sperlari, lavoro della Zincografia Fiorentina, e un'altra appunto nell'82 in brossura. Torniamo al libro Il ritorno di Pinocchio. È una storia overnight, cioè che si svolge durante la notte, dalla sera all'alba. Una bambina di 7 anni sta finendo la storia di Pinocchio e in quel momento, prima di addormentarsi, si
sente bussare alla finestra. Chi è? È un ragazzo che dice di essere Pinocchio. E entra, fanno amicizia e la bambina, incuriosita, gli chiede spiegazioni particolari di certi episodi del libro, come quello dell'impiccagione, la quercia grande, i piedi che si erano bruciati e che vengono rifatti, eccetera. Dopodiché escono a fare una passeggiata sotto la luna, una passeggiata nel mondo, con gli occhi dell'infanzia. Vogliono vedere il mondo, c'è cioè un invito a vedere il mondo con gli occhi di Pinocchio, con gli occhi cioè dell'infanzia. Incontrano un barbone, un drogato, il cane, insomma, e tutti coloro che incontrano hanno delle storie da raccontare, come quella delle lucciole, cioè delle signorine ovviamente che fanno compagnia agli uomini soli, del conte pazzo, del finto morto, dei mafiosi che danno fuoco al mercato, poi di un film che viene appunto girato nella notte. E sono tutti episodi e storie in cui questi bambini vedono quello che agli adulti sono cose ovvie e naturali, loro le vedono, questi bambini, con l'occhio disincantato, con l'occhio selvaggio, e con l'occhio cioè dell'essere umano che vede il mondo come se fosse la prima volta, nella sua vera realtà. Storie che invitano ovviamente a immaginare un mondo diverso dove non ci sia il rischio né per grandi né per piccoli di essere catturati, cioè di perdere la libertà, come il pesce che la bambina poi vede alla fine del libro nel dormiveglia quando ritorna a casa allo spuntare dell'alba. Il pesce che la bambina vede è così bello che lei cerca di catturarlo, ma il pesce guizza e se ne va, si nasconde nel fondo. È un po' come ci ricorda il Burattino, che tutti cercano, compresi i lettori e i critici, cercano di etichettare, di definire, di incasellare, di schematizzare, ma ovviamente è una fatica, si è rivelata poi appunto una fatica inutile, perché se Pinocchio è l'infanzia, cercare di limitarla, di catturarla, è una cosa che io credo non sia possibile, perché l'infanzia è la vita e la vita finisce sempre, prima o poi, per trionfare, come certi fiorellini che riescono a bucare perfino l'asfalto e le pietre. Ora, è giusto che un pesce sfugga a chi lo vuole catturare? Questa è la domanda che la bambina, prima di addormentarsi, si pone, e la risposta che dà è sì, è giusto, e quindi la bambina si addormenta con questo stimolo cosciente alla ricerca della libertà. E ora, tutto questo che cosa significa? Dunque, un pinocchiologo di chiara fama, che è, anche se occasionale, perché si è interessato al Pinocchio soltanto in una edizione, nella prefazione dell'edizione Einaudi del 68, e in questa bella edizione, breve ma autorevole, sia per il profilo psicologico del protagonista, sia per l'aspetto contenutistico, ci disse che gli adulti sono in lotta contro i bambini, dicono di amare i bambini, ma in realtà sono in lotta contro i bambini, e certamente gli adulti vincono, però, dice Jerby, vincono male, perché il fanciullo vinto si nasconde nel fondo, quindi è vinto ma non del tutto. Si nasconde come il pesce immaginato dalla bambina, e il fanciullo si nasconde, il fanciullo selvaggio, l'infanzia, si nasconde dentro l'adulto, e
resiste a lungo e a volte ritorna con quelle bizzarrie, con quelle follie che sembrano a volte delle vere e proprie bizze inaccettabili adolescenziali. Spesso i lettori i piccoli lettori della storia del Burattino, come la bambina del libro, che però accetta la trasformazione, crede nella trasformazione del Burattino il ragazzo, beh, spesso invece i piccoli lettori rigettano questa trasformazione. E questo ha un significato per Iervis profondo, cioè rivela l'esistenza di uno stimolo alla libertà che la lettura della storia del Burattino trasmette a molti piccoli lettori. L'altro effetto di cui ci parla Iervis, contenutistico, non è così individuale e soggettivo come lo stimolo alla libertà, ma è il fatto che il libro di Collodi è il libro che ha messo in crisi la pedagogia di fine 800, però questo è un fatto ovviamente culturale, quindi un fatto che riguarda la collettività. La bambina del libro e lo stesso autore, cioè Silvano Agosti, dicono di accettare la trasformazione del Burattino in bambino, e anche Silvano Agosti personalmente mi ha detto: la mia storia comincia dalla fine del libro, è una specie di continuazione attuale della storia collodiana. Pinocchio si è trasformato là, è un ragazzo e si incontra con questa bambina. Però attenzione, perché qui c'è un trucco e non bisogna farsi ingannare né da questa bambina, che poi ironicamente dice di chiamarsi Pinocchia, né da Silvano, che così affettuosamente potremmo definire Agostocchio Silvanocchio, un po' nello stesso senso in cui Federico Fellini diceva di essere Leopocchio, cioè un po' Leopardi, un po' Pinocchio, e nello stesso senso in cui il sottoscritto ha chiamato Geppo il ragazzo, alla fine, che è il ragazzo ex Burattino, divenuto un ragazzo in carne e ossa. Fellini, chiamandosi Leopocchio dopo la lettura del mio dattiloscritto, mi fece bontà sua un piacevolissimo omaggio. Comunque, la bambina crede effettivamente che il ragazzo nel libro Agosti, che il ragazzo guardato sia l'ex Burattino. Quando però si salutano dopo la passeggiata notturna, mentre sta per venire l'alba, il ragazzo confessa il suo segreto, che è il segreto anche dell'autore, cioè di Silvano Agosti, che è il segreto del libro. Pinocchio, come tutti sappiamo, non esiste in realtà, ma è un'invenzione di Carlo Collodi, e il Pinocchio, il ritorno di Pinocchio di Silvano Agosti, è un'invenzione che nasconde un significato segreto che ora l'autore ci rivela per farci capire che rapporto c'è fra noi e Pinocchio, fra noi e il Burattino di Collodi e fra noi e questo ragazzo di Agosti che dice di chiamarsi Pinocchio, ma che in realtà è un bambino di nome Francesco. E allora cosa c'è fra noi e Pinocchio di legno e questo bambino del libro di Agosti che dice di chiamarsi Pinocchio e che in realtà si chiama Francesco? Bene, Pinocchio, conclude Agosti, o ci rivela Agosti, è il ragazzo in quanto dotato della capacità di percezione intuitiva o di intuizione percettiva selvaggia,